fotografia, in particolare la fotografia naturalistica, può avere un ruolo importante in termini di conservazione, perché le immagini della natura selvaggia che popola ancora il pianeta possono essere importanti per sensibilizzare le persone. Quindi in ottica di divulgazione in realtà la fotografia naturalistica ha un ruolo importante. Però i fotografi tendono spesso a usare il mirino come una taglierina e a lasciare fuori tutto quello che è brutto, quindi cercano di trovare degli angoli intonsi e incontaminati. In realtà secondo me bisogna anche concentrarsi sulle problematiche, quindi fotografia naturalistica come modo per evidenziare quali sono i problemi della natura. La differenza tra una bella fotografia e una fotografia invece di impatto non è tanto nell'attrezzatura che viene utilizzata, nei dati di scatto, l'obiettivo e così via, ma è nell'idea che sta dietro e secondo me nel punto di vista e nella composizione. Quindi ci sono delle immagini che ritraggono magari degli animali bellissimi, ma dal punto di vista fotografico sono banali, e ci sono invece delle immagini che ritraggono animali molto comuni, ma dal punto di vista fotografico o il punto di ripresa o la composizione o l'illuminazione fanno veramente la differenza. E questo secondo me è ciò che fa la vera differenza tra una foto di impatto, una foto che lascia il segno, e invece una foto tecnicamente buona ma comunque neutrale.